Ok ragazzi, ben ritrovati. Adesso ci andiamo a fare una bella passeggiata dentro questo mercato seminotturno perché viene montato, diciamo, nella metà pomeriggio quando il sole inizia a calare e rimane aperto credo fino alle 10 di sera. Siamo sempre vicino alla nostra zona, guardate il paesaggio che ci circonda, è sempre meraviglioso, pieno di palme da cocco. Tra l'altro questi cocchi ci fanno veramente un sacco di cose, sia sono ottimi da mangiare, da bere, ci fanno delle creme, degli oli, veramente un prodotto ottimo. Adesso ci facciamo questa esperienza un po' più immersiva rispetto alle altre, perché adesso lo sto registrando in orizzontale, quindi dovreste girare il telefono in orizzontale per avere un'esperienza più piacevole, affinché possiate vedere il tutto in maniera più chiara e piacevole soprattutto. Oggi iniziamo dalla zona scarpe. Portate? Ah, ok, praticamente al centro commerciale queste scarpe costano 130 euro, qui 10 euro. Incredibile delle volte. Sì, sicuramente ci sarà una differenza di qualità, però delle volte non c'è tutta sta differenza per giustificare 100 e passa euro. Qui ci sono anche delle spade per chi fosse interessato. Non so veramente a cosa possano servire spade. Tutto bene tu? Male? Oggi ha fatto un po' di lavori da giardino e si è fatta male spostando delle foglie secche. Questo mercato rientra nella categoria mercati per thailandesi, diciamo, principalmente. E come vedete ci sono poche le facce di stranieri. E queste sono le cose più belle da vedere quando si viene in Asia. Andare nei mercati turistici pagate tutto il triplo e la qualità è un terzo rispetto a quella che c'è in questi mercati. Fermo restando che comunque farete fatica a mangiare tutto in questi mercati, la prima volta che verrete in Thailandia, forse anche la seconda, ma dopo diventa tutto abbastanza normale e buono. È cibo veramente sfizioso perché è molto vario. Questo è zucchero, succo di zucchero da canna. Praticamente spremono questa canna che vedete. Qui ci sono vari yogurt. Questo è il classico cibo thai, come vedete viene sempre venduto nelle bustine di plastica, per loro è normale, il takeaway qui viene gestito con buste di plastica. Scusate, ho un po' l'affanno, poi farò un video e vi spiegherò che cacchio mi sta capitando in questi giorni a livello di salute, comunque nulla di grave. Qui abbiamo il solito pad thai, dove si può scegliere il noodles largo, tondo, fino, a voglia, a scelte. Poi qui abbiamo del riso appiccicoso da accompagnare con spiedini di pollo interiore, eccetera, eccetera. Il famosissimo durian, il frutto più amato e odiato dell'Asia. C'è chi lo ama e chi lo odia con tutto il cuore perché per molti puzza di piedi. Per me invece profuma. Come vedete, ad esempio, questo qui costa 15 euro e ci mangiano in 2-3 persone, che per la Thailandia 15 euro sono tanti soldini, eh? Questa è la tanto discussa carne che non ha il ghiaccio e quindi è praticamente esposta a tutti i germi delle mosche. Ah, qui c'è anche la zona pane, molto molto buono, eh tu? Bella questa, i pretzel mi piacciono. Questi sono dei funghi fritti. Fritto è molto buono, ma non hanno l'abitudine di assorbire l'olio in eccesso, quindi dopo un fritto
sei sazio per 3 giorni. Noi, perché noi i thai vanno ad oltranza. Queste, se non sbaglio, sono polpettine di maiale. Bella atmosfera, ancora non ho visto neanche un occidentale. Ginger, hot, after, before walk. Tu mi proponeva di prendere un tè allo zenzero. Però prima mi faccio un giro con voi qui e poi mi fermo a comprare un po' di cose. Comunque, come vedete, il cibo è veramente vario. È poco vegetariano, molti animali di tutti i generi, da lumache a insetti, al solito pollo, manzo e maiale. Il maiale, diciamo che vince su tutti, è super amato il maiale qui. E poi c'è anche questo pescetto con cui i thai si fanno la colazione, questo con la bocca aperta. E queste sono le varie salse thai, solo alcune, tutte a base di peperoncino. Come vedete ci sono tanti musulmani anche qui. Alcuni mi guardano come un alieno perché sto registrando con la telecamera DJI, il DJI Osmo Pocket, che è una specie di mini alieno. Poi ve lo mostro, mi dicono, mi guardano tipo, che vuole questo, ma chi è? Qui addirittura vendono delle belle tortine. Mi piace perché adesso comincio a capire qualcosina ina di thailandese, ma proprio l'1%, però quando lo capisco mi fa piacere. Questo è il pesce che vi dicevo prima, ci fanno la colazione in genere. E qui siamo arrivati alla zona frutta e verdura. Anche qui c'è tanta scelta di gran qualità. Possiamo comprare dopo, tu? Walk before? E verdura di vario genere. Sulla verdura sono abbastanza impreparato perché veramente è troppo varia, quindi lì mi servono ancora qualche anno per capire i nomi di tutti questi frutti. Ecco, di questi mercatini ancora più strong quando partiremo per l'Isan, ne vedremo veramente tanti. E i prezzi cambieranno drasticamente. Qui sì, è per thailandesi, ma comunque siamo a Phuket, una zona forse la zona più ricca della Thailandia. Invece noi ci sposteremo nella zona più povera e lì ci sarà da divertirsi. Ok, tu non resiste più, deve fare shopping. Qui abbiamo le spezie, cipolla, aglio, cipollini, peperoncino, le varie crema al curry al peperoncino, creme di gamberi. Mamma mia, c'è veramente di tutto. Che stai comprando tu? Ah, mango? Ah, mango ninno? Ah, fai vedere? Show me? Che cos'è? Direi che questo frutto non l'ho mai visto prima, ad esempio. E questi banchetti semi vuoti in genere con questa roba così, in genere vendono solo un frutto. Mi ricordo che anche in Calabria funziona così, alcuni contadini sono specializzati a vendere solo quello della loro, le cose della loro campagna, e quindi uno va lì perché pensa che essendo unico sia più specializzato e più buono. Devo dire che spesso coincide questa affermazione. E qui abbiamo il pesce, quindi abbiamo visto tutto: verdura, pesce, carne. Il problema è sempre la poca presenza di ghiaccio, che magari c'era fino a qualche ora fa, ma poi una volta che si scioglie i frigoriferi qui non ci sono,
si riempiono le vasche qui giù e basta. E poi vanno raccolti nuovamente, però le mosche, diciamo, intanto si sono appoggiate. C'è veramente tanta tanta scelta. Credo che tu però sia alla ricerca delle vongole, se non ho capito male. Ecco qui, abbiamo il pollo, le zampe, che qui in genere le fanno bollite o fritte. Il nostro amico Kai li ama. Qui sono già sbracati in due. Qui abbiamo la pelle, che la trippa sarebbe, se non sbaglio. E questo è il signore che vende le vongole. Tu? Mie? Tu? Questo? No? No vongola? Ok ragazzi, dai, siamo arrivati a più di 10 minuti, quindi direi di non essere troppo noioso e lo farei finire qui il video. Se avete domande lasciateci un commento, cerco di rispondere, va bene? Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi da Phuket. Ciao a tutti.